6 vitamine per combattere l'infiammazione. L'infiammazione è la reazione locale dell'organismo ad un'azione di natura irritante. È caratterizzata da arrossamento, gonfiore, dolore e difficoltà di movimento e compare come conseguenza della presenza di microorganismi, sostanze irritanti o in seguito ad un urto. Le vitamine sono in grado di combattere l'infiammazione, perché ricche di antiossidanti. Per tale ragione, è importante condurre un'alimentazione equilibrata e completa. Tra le vitamine importanti per contrastare i processi infiammatori possiamo citare: la vitamina A è capace di alleviare il dolore muscolare e articolare, oltre ad essere necessaria per mantenere pelle e vista sani. Contribuisce anche a rafforzare il sistema immunitario. Un altro dei benefici della vitamina A è che favorisce la crescita e la cura del tessuto muscolare, così come il metabolismo delle ossa. È stato anche dimostrato che questo principio nutritivo regola i processi infiammatori, infatti riduce i livelli sistemici del mediatore dell'infiammazione noto come MCP1. Come ottenere la quantità necessaria di vitamina A? Tra gli alimenti che contengono questa vitamina possiamo citare: la paprika, il peperoncino, la patata, le carote, la lattuga. La vitamina E è un composto organico essenziale per la salute del corpo umano, poiché l'organismo non può produrla naturalmente, è necessario integrarla alla propria dieta in buone quantità. Si consiglia di assumere almeno 15 mg di questo principio nutritivo al giorno se si è adulti. Secondo uno studio condotto nel 2008, il consumo di vitamina E riduce i livelli di citochine, mediatori dell'infiammazione del corpo. Come ottenere la quantità necessaria di vitamina E? Per ottenere vitamina E in modo naturale, bisogna aumentare il consumo di frutta secca, noci, nocciole, semi di girasole, oli vegetali, verdure, spinaci, broccoli, pomodoro, frutta, mango, kiwi. È una buona idea includere questi alimenti in caso di lesione o infiammazione. La vitamina C allevia il dolore muscolare e articolare attraverso la protezione e la cura dei tessuti muscolari. Rafforzare il sistema immunitario e mantenere uno sviluppo cellulare adeguato che interviene nel mantenimento e nella riparazione muscolare. Come ottenere la quantità necessaria di vitamina C? La dose giornaliera raccomandata, da, di vitamina C è di 1 grammo, che bisogna integrare con 500 mg di flavonoidi, antiossidanti naturali. Per ottenere i flavonoidi, si consiglia di incrementare il consumo di verdure, carciofi, spinaci, broccoli, frutta, mele, limone, melograno, albicocche, prugne, tè verde, cacao. Secondo diversi studi, un elevato consumo di vitamina C riduce la quantità di infiammazione nel corpo. La vitamina C può trovarsi in alimenti come arance, peperoni, kiwi, timo, cavolfiore, peperoncino piccante, guayaba. Le vitamine appartenenti al complesso B, oltre ad essere essenziali per mantenere sana la pelle, regolano il metabolismo, rafforzano il sistema immunitario e riducono il dolore e l'infiammazione a livello muscolare e articolare. Le vitamine del complesso B mantengono il tono muscolare e riducono l'infiammazione nelle articolazioni. Ciò è molto utile per la cura di malattie croniche come l'artrite o acute come diversi tipi di virus. Si consiglia di assumere almeno 50 mg di vitamine del complesso B, suddividendo tale quantità in due porzioni giornaliere. Tra gli alimenti che contengono questi principi nutritivi spiccano: uova, carne magra, fegato, burro di arachidi, noci, fagioli di soia. La vitamina D è uno steroide solubile e naturale prodotto dal nostro organismo a partire dalla luce solare. Le persone che si espongono a una normale quantità di sole giornaliera non hanno bisogno di integrarla in altri modi. La vitamina D è un elemento utile per combattere l'infiammazione, soprattutto nelle persone affette da tumore.
oltre che dalla luce solare, la vitamina D può essere ottenuta anche dal consumo di pesce, ostriche, prosciutto, tofu, latticini. La vitamina K previene l'infiammazione inibendo i marcatori proinfiammatori prodotti dai globuli bianchi denominati monociti. A livelli elevati la vitamina K migliora la salute cardiovascolare ed ossea. Inoltre, riduce la calcificazione e la rigidità dei tessuti vascolari, dunque riduce l'incidenza di infarti. La vitamina K è presente soprattutto nelle verdure. Spinaci, foglie di rapa, bietole, prezzemolo, lattuga romana, broccoli, cavolfiore. Assicuratevi di assumere vitamina a sufficienza per combattere l'infiammazione. Seguire una dieta varia non è solo un antidoto contro la monotonia, è anche il modo migliore per fornire all'organismo i principi nutritivi necessari per stare bene. Come potrete vedere, combattere l'infiammazione può risultare abbastanza piacevole e semplice in quanto la lista di opzioni è ampia. Cercate di introdurre alimenti di qualsiasi tipo in ogni pasto. Vi consigliamo, inoltre, di condurre una vita sana affinché l'infiammazione abbia meno opportunità di palesarsi. E non dimenticatevi di fare sport.